Buonasera dal TG Norba Sport. Entro la mezzanotte di oggi tutte le federazioni dovranno comunicare alla FIFA la lista definitiva dei calciatori da portare al Mondiale in Sudafrica. Con ogni probabilità sarà Quagliarella, il 23esimo convocato azzurro, che ha battuto gli altri due attaccanti, Borriello e Rossi. Marcello Lippi tra poco ufficializzerà i 5 esclusi, rischiano Sirigu, Cassani e Kossu, ma anche Camoranesi che si è fatto male proprio nell'allenamento odierno. Chi non ha mai rischiato invece il difensore del Bari Leonardo Bonucci, pronto ad indossare la maglia azzurra e a difendere la porta di Gigi Buffon. Nonostante la giovane età, il viterbese dispone di grande personalità, sia tecnica che psicologica, essenziale per un esame così importante. Al ritorno da Sudafrica, però, Bonucci non indosserà più la maglia biancorossa. La sua nuova società potrebbe essere la Juventus, che lo acquisterebbe dal Genoa, cui il Bari cederebbe la sua metà. Angelozzi sarebbe orientato in questo senso, considerati i buoni rapporti con la società di Preziosi. Oggi il direttore sportivo barese si è incontrato con Marotta, con cui ha valutato la situazione a 360 gradi. La Juve è disposta a cedere al Miron, Giovinco o anche altri calciatori che potrebbero interessare al Bari, come ad esempio Ekdal. Sembra però che per Almiron siano giunte altre richieste, così come Giovinco potrebbe ritenere il Bari una società non adeguata alle sue potenzialità. Angelozzi dopodomani sonderà i procuratori dei due calciatori per capire le reali intenzioni. Entro fine settimana è previsto anche un incontro con l'Udinese. Domani sera, in occasione della gara dei play-off Cittadella-Brescia, il direttore sportivo barese avrà altri contatti con altri suoi colleghi. Ed oltre a Bonucci, anche un altro biancorosso è stato convocato dalla sua nazionale. Parliamo di Jean-François Gillet, capitano amatissimo dai tifosi del Bari, che ha festeggiato proprio ieri il suo 31esimo compleanno. Noi siamo andati a trovarlo a casa dei suoceri e lo abbiamo stuzzicato un po'. Sentite. Alza la bomba a cielo, il capitano Jean-François Gillet! Che vedete alle mie spalle è la casa dei suoceri di Jean-François Gillet, portiere nonché capitano del Bari, nonché anche il biancorosso più amato dai tifosi e possiamo dire anche l'unico belga che ha l'accento di Bari. Buongiorno Gillet, stavi andando a fare la spesa per i suoceri? Certo, il deserto nel frigo, allora ho bisogno di fare un mezzo giro. Quindi non bolle nulla in pentola oggi? No, oggi tranquillo. Allora Gile, dopo una stagione da incorniciare, pensa alle vacanze? Certo, da quando abbiamo finito la tournée in Messico ho staccato la spina. Adesso vacanze pure. Tu ormai vivi a Bari da tanto tempo. Cosa ti ha conquistato di questa città? Ma ha conquistato un po' tutto, il modo di vivere, il clima, il modo di stare della gente. Tutti quelli che vengono in Italia dicono mi piace il cibo italiano. Tu che cosa mangi? No, durante l'anno non è che possiamo mangiare chissà cosa, perché comunque bisogna stare attenti, però adesso durante le vacanze uno strappo alla regola si può fare. Per esempio, siamo sotto casa dei tuoi suoceri, cosa cucina tua suocera che proprio ti fa impazzire? I linguini allo scampo col sugo rosso, quello sono devastanti. E tuo suocero ti mette il vino nel bicchiere? Certo, bisogna bere un po' di vino con questo bel piatto e passa tutto bene. Gil, tra poco andrai a visitare la tua famiglia dopo tanto tempo. Cosa ti manca del Belgio e se trovi delle differenze con l'Italia? Ma sinceramente mi manca poco dal Belgio, no? Dispiace per la mia famiglia che sono via da tanti anni, però come modo di vivere, come abitudine, sinceramente non mi manca niente. Ma cosa ti spaventa qui di Bari? C'è il modo un po' di guidare, un po' che è un po' più, diciamo, un po' più pericoloso, però sinceramente non è niente confronto a tutte le qualità che ha Bari, insomma. Tutte le persone che vengono qua, sinceramente, anche pochi giorni si innamorano della città. Se tu non avessi fatto il portiere nella vita, cosa avresti fatto? Ma sarei andata a scuola, sarei andata all'università e avrei studiato le lingue, perché avevo scelto questo. E c'è stato un momento in Belgio dove veramente ci ho pensato seriamente, però sono venuta a Monza, ho tentato l'avventura e mi è andata bene. Quando ti potremo chiamare papà? Mi devo dare da fare. Io lo dico in italiano e tu lo dici in barese. Ragazzi, l'anno prossimo mi raccomando, continuate a seguirci e ad amarci. Difficile.
Allora, l'anno prossimo, mi raccomando. Wanyu. L'anno prossimo, mi raccomando. Staci vicini. Come a vinci. E forza a bar. Forza a bar. Grazie. Prego.